Come sapete, questa è la seconda delle due giornate di inaugurazione della nostra sede. Si tratta di una sede prestigiosa che è comunque il frutto di una scelta veramente coraggiosa che venne fatta circa 10 anni fa. Il Consiglio e l'Assemblea degli iscritti di allora decise di acquisire questa struttura che è di grande valore artistico e storico, ma certamente allora in condizione di grande degrado, e decise di acquisirla per riportarla agli antichi splendori, cosa che è avvenuto in questi anni, e farne veramente la casa dei medici, quindi una casa vostra, una casa nostra, una casa di tutti, e di farne anche un centro culturale, cosa che abbiamo fatto in questi 2 anni, promuovendo corsi di formazione CM, seminari, workshop, promuovendo anche un'accoglienza per i cittadini, perché abbiamo anche fatto dei forum della solidarietà per le associazioni di malati e di volontari, fino a culminare a maggio di quest'anno, in cui questa nostra sede ha ospitato le 3 giornate del codice deontologico, che si sono concluse con la proclamazione proprio del codice deontologico in questa sede, quindi onorandoci anche a livello nazionale. Adesso vi facciamo vedere un brevissimo filmato in cui potrete capire l'enorme lavoro che è stato fatto in questa sede, e anche, diciamo, è stato per noi veramente, siamo felici di aver concluso, come stiamo concludendo adesso, il nostro mandato, potendo effettivamente offrire a tutti una sede degna della nostra professione. Prego. Thank you.
Buongiorno. Buongiorno a tutti e benvenuti. Siamo ancora un pochino assonnati perché ieri alla nostra età ci siamo concessi uno spazio giovani. Ieri hanno giurato i giovani, non ci stavano in questa sala. Poi un intrattenimento musicale fatto da nostri colleghi appassionati di musica. E i giovani e i diversamente giovani ieri sera sono un po' tutti così impazziti, ballando, cantando. E alla nostra età e alla nostra età non è indifferente. Comunque benvenuti. Vi abbiamo proiettato alcune immagini di cos'era questa sede, di cos'era questo edificio. L'avete visto, un edificio abbandonato, lasciato andare, una ferita anche architettonica in questo quartiere di un Liberty splendido, come voi sapete, un bellissimo esempio, forse tra i più belli, di Liberty abbandonato. Quando abbiamo deciso di intraprendere questa avventura, forse voi avevate ricevuto i 50 anni di laurea, presso poco la medaglia dei 50 anni di laurea. Beh, insomma, la differenza tra una visione e un visionario era molto sottile. Però ci abbiamo creduto, ci abbiamo provato e forse, adesso possiamo dire, ci siamo riusciti. Abbiamo progettato una restaurazione della parte storica, cioè la palazzina e le carrozzerie, rigorosamente rispettosa della conservazione. Quando fra un po', alla fine della cerimonia, insieme prenderemo un aperitivo e chi avrà piacere potrà ascoltare un nostro collega che si esibirà nei saloni al piano superiore in un intrattenimento lirico, musicale, vi accorgerete davvero del grande significato, del grande valore artistico di questa palazzina. Abbiamo ripristinato senza invadere, abbiamo ripristinato ciò che si poteva ripristinare, senza inventarci nulla, senza ricostruire nel fittizio, e ve ne accorgerete perché ampi spazi di decorazione, soprattutto sullo scalone, sono andati irrimediabilmente perduti. Nello stesso tempo, diciamo, per procedere a dover ridipingere i saloni, abbiamo trovato degli affreschi e li abbiamo ripristinato tutto. C'è anche una cosa curiosa che vi dico così: nelle carrozzerie lungo la scala che porta tra il primo saloncino e il secondo saloncino c'era un riquadro di un intonaco che le belle arti ci disse: lasciatelo così, dipingete tutto, ma lasciate questi 3 metri per 2 di vecchio intonaco di inizio secolo scorso. Così abbiamo fatto. Poi ci siamo resi conto che era davvero brutto e abbiamo detto: ma togliamolo questo intonaco, non sta proprio bene. Abbiamo scoperto che non era l'intonaco di inizio secolo, ma era qualche cosa fatto successivamente. Portando via l'intonaco abbiamo trovato sotto degli affreschi di strumenti e usi dei cavalli, chi ha piacere può andarlo a vedere, e abbiamo sì questa volta ripristinato quelli. Questa è la parte nuova dove siamo adesso. La dottoressa Garione vi ha detto qual era l'obiettivo, la strategia che ci ha guidato. È stato un lavoro immenso. Qui siamo sotto la carrozzeria, qui sopra. Quella parte del salone è sotto la villa. Lì nel riquadro trovate parti delle fondamenta della villa.
Quindi siamo sotto le fondamenta della villa, questa parte del salone. Qui abbiamo occupato tutto il cortile, lo spazio ricavato è diciamo l'80%, l'85% di quello scavato, perché potete ben immaginare che dietro questo salone, sotto e sopra, si sono dovuti creare spazi, vuoi per la coibentazione, per il suono, vuoi per i servizi. I nostri servizi igienici hanno un motore che pompa l'acqua, perché siamo sotto il livello, qui sotto, delle fognature. Questo per dirvi, come dire, lo sforzo, e non vi dico che cosa è stato per noi, cosa vuol dire costruire, e l'abbiamo fatto come ente pubblico, quindi a tutti gli obblighi a cui sono soggetti gli enti pubblici. Sono stati anni durissimi, durissimi, perché ogni giorno aveva le sue pene per costruire, per rendere tutto agibile, la sicurezza, e quindi è stato un lavoro infinito. Ma quello, l'idea che ci ha guidato è stata quella di ricostruire per andare avanti, ricostruire per guardare diversamente il prossimo futuro. E credo che, non vi dico cose nuove, ho fatto due conti. Voi vi siete laureati nel 53, penso, no? Tutti nel 53, immagino. 54. Avete cominciato nel 47-48, no? Pressappoco. Dove credo che le immagini che avete visto scorrere della palazzina, molto ferita nelle sue bellezze, era un po' il nostro paese. Quando voi avete cominciato, molto ferito nella bellezza delle sue città, molto ferito nella bellezza della sua storia, molto, molto ferito nella bellezza della sua coesione, del suo convivere civile di idee, passioni e culture. E credo che voi abbiate ricostruito, avete sicuramente immaginato, come abbiamo fatto noi, per fortuna in un altro contesto, un paese nuovo, un paese diverso, un paese che includesse, un paese che ospitasse, che continuasse ad ospitare. Credo che il vostro impegno di studio e poi professionale sia stato fondamentalmente questo: un'idea forte di futuro, un'idea forte di civiltà, un'idea forte di prossimità alle persone e ai loro bisogni, un'idea forte che la medicina, la cura della salute fosse un grande diritto di ogni persona e della comunità nel suo insieme. Credo che vi animasse il desiderio e la curiosità di scoprire, di aiutare, di dare soluzioni, di accompagnare laddove le soluzioni non c'erano. Ecco, credo sia questo quello che ha animato allora voi giovani, credo che vi abbia animato nella vostra lunghissima vita professionale. È quello che abbiamo provato, ripeto, in altre condizioni a fare anche noi. E questo è, se volete, il seme grande, grandissimo di questa professione. Una professione mai ripiegata sempre solo su se stessa, certo sui grandi bisogni, sulle grandi difficoltà
che pure si vivono e si vivono intensamente, ma sempre capace di essere un punto di riferimento, un punto di ascolto, un punto di risposta. Ecco, io credo che questo sia stata la vostra vita di uomini, di cittadini, di professionisti. E questa è la cosa più bella, davvero più bella, più forte, più ricca di futuro, gravida di futuro, sempre. Perché questo, come dire, è davvero, davvero il seme del giorno dopo, il seme di due giorni dopo. E di questo vogliamo ringraziarvi. Speriamo di averlo accolto così come ce l'avete consegnato, presto lo farò anch'io, così come ce l'avete consegnato, integro, forte, di grandissima passione. E siamo qui, e nel darvi questo piccolo riconoscimento, noi vogliamo soprattutto ringraziarvi di questo, per quello che ci avete regalato con la vostra vita professionale, per quello che ci avete regalato con le vostre curiosità, per quello che ci avete donato col vostro impegno professionale, umano e civile. Grazie a nome di tutti i medici torinesi, a voi. Elsa, Manuela. Sì. Sì. Ah, bene, bene. Allora, i colleghi consiglieri stamani presenti che si sono rianimati dalla serata di ieri. Abbiamo finito a mezzanotte meno un quarto, ma è tantissimo per noi, è quasi l'alba. Insieme alla moglie. Ok, allora sono qui con me alcuni consiglieri che mi aiuteranno nella cerimonia di consegna di queste medaglie. Allora, cominciamo in ordine alfabetico, non sorteggiamo, non siamo in molti e quindi sarà una cerimonia che lascerà anche più spazio alle vostre testimonianze. Si è già prenotato il dottor Griffa, come ha già lanciato un'OPA, il dottor Griffa ha lanciato un'OPA sul dottor Arduino Adolfo, eccolo, piacere dottore. Volta, è un piacere darti questo riconoscimento. Uno sgabello per il presidente della CA. Adesso ci spieghi perché hai lanciato l'OPA su Arduino? Perché Arduino è stato, perché è ancora attivo attualmente, è uno dei colleghi più bravi e raffinati in campo odontoiatrico e la mia invidia è che tutte le mattine presto lui è in studio a lavorare, ancora adesso. Presto vuol dire presto, ma proprio tanto presto. È un'invidia che ho nei suoi confronti perché penso che io non arriverò a tanto, però devo dire che ancora adesso, quando mi capita di vedere dei suoi lavori, è qualcosa di stupefacente e di stupendo. Grazie Adolfo per i tuoi insegnamenti. Ma presto che vuol dire? Presto che vuol dire? Presto vuol dire che lui è alle 6:30 in studio. No, allora io capisco che lui è alle 6:30 va in studio, ma scusate, già andare dal dentista è duro, Ma andarci alle 6:30 del mattino. Ti segna la vita. Il primo paziente tu ce l'hai alle 7, come ti segna la vita. Ti segna la vita. Io per caffè. Dottor Avatanio Giovanni, credo ci sia la figlia che ritira o no? No, va bene, proviamo fra un po'.
dottor Alessandro Berra, eccolo. Ciao, non mi pesti. Ciao, come stai? Allora, chi consegna la medaglia al dottor Berra? Naturalmente i nostri ringraziamenti. Perché l'hai consegnato tu al dottor Berra? Perché mi fa piacere. No, stavo facendo una battuta, però se me la perdonate, perché credo che stavo dicendo l'hai mica fatto nascere tu alla dottor. Perché la dottoressa ha fatto, la professoressa Margherita ha fatto nascere tantissima gente. Adesso volevo chiedere se... No, stavo scherzando, dai. Vedo che i fumi dell'alcol continuano, Cos'è questo oggetto? Questo è il diploma del compimento dei 60 anni di laurea. Basta la carta d'identità, forse. No, va bene. Bene. Facciamo una foto. Siamo belli. Presidente. Bene. Grazie, dottor Berra. Vuole dire qualcosa ai colleghi? Speriamo di vederci alla medaglia dei 70 anni di laurea. C'è. È solo questo. 3, 1 non si è presentato, 2. 70 anni. E nel frattempo, in questi 10 anni... Continuiamo. Ah beh, come non detto. Certo, ci mancherebbe altro. Io lavoro tutti i giorni. Quindi. Bene, auguri allora. Grazie, ciao, arrivederci. Allora, non so se ci sia... qualche familiare, il dottor Bilancini Giovanni, che purtroppo è deceduto, credo ci siano nipoti, figli, il figlio, eccolo, dottor Bilancini, tanti auguri, figlio? Figlio. Quanti anni hai? Io ho 46 anni, anche se il papà ha lavorato bene, e quindi... 46 anni. E c'è anche la moglie, signora, piacere, signora. Ma mi conferma che ha 46 anni, signora. Vabbè, ci fai una ricetta poi. Perché... Io in realtà non ho seguito papà perché ho fatto faccio il dottore commercialista, quindi non può. Allora, per quello è così giovane. Aspetta, facciamo una foto. 46 e 35. Grazie. Dottor Bonadè Bottino Agostino. E quindi ci va un altro Agostino qui, Non c'è? No, sta arrivando. È un parente? Figlio. Prego. Grazie di essere venuto. Ho dovuto sostituire papà perché lui è mancato il 25 di maggio di quest'anno, quindi non è arrivato. La comunicazione. Sì, infatti, quindi. Sì, esatto. Aveva i 60 anni. Sì. E quindi niente, questo dei colleghi. Ci dispiace molto. 91 anni. Sì, perché era del 23, quindi. Sì. Grazie comunque. Grazie a lei. Grazie mille. Facciamo una foto. Chi è la moglie di Borrelli? Barda Maddalena Barda. Ciò che mi interessa. Io vorrei la moglie. Grazie. Allora, auguri, arrivederci. Allora, perché anche sono curioso, perché adesso preparatevi. Dottor Borrè e la dottoressa Varda, marito e moglie.
Eccoli. Sono un po' rotto, Ciao, ciao. Dottoressa, piacere. Adesso però vorremmo capire due cose. Fateci capire. Siete laureati nello stesso anno. Eravate dello stesso corso. Raccontateci qualcosa, come vi siete conosciuti, fateci capire, un po' di curiosità così ci svegliamo. Chi parla dei due? Chi è stato il primo? Io il primo, come sempre, negli attacchi. Allora, direi che aiutandomi con il gran padre Dante, Galeotta fu per noi anatomia e perciò... Cioè, vi siete esercitati con l'anatomia. E certo. Signora, che conferma? Sì, sì. Che fu quella che legò... Faccio no, ma ad ogni modo. Che fu quella che legò la vita sua alla mia. Ma è vero che all'esame di anatomia tu fosti promosso e la signora no, perché non aveva le idee chiare sul... No, vabbè, sto scherzando. Ma è vero. Vabbè, adesso qui la tentazione del microfono per un sindacalista è irresistibile. E allora vorrei contarvi una storiella dell'ordine visto non dall'esterno ma dall'interno. Per questioni ordinistiche sindacali fui costretto a accettare la carica di tesoriere, cosa per me aliena quanto mai, in quanto, come sanno bene mia moglie e mia figlia e il professor Berra, che è mio compagno di liceo e di corso, sono un ignorante totale di matematica. Ciò nonostante, alla fine dell'anno ci fu un avanzo, prima volta nella storia dell'Ordine dei Medici di Torino, su un bilancio di 1 miliardo circa, di 400 milioni. Il che mi fece avere un grande applauso da parte del Consiglio dell'Ordine. Applauso totalmente immeritato, perché le cose erano andate in un modo strano. Un giorno mi arriva un'impiegata tremante dicendomi: «Dottore, io ho commesso un errore grave». Qui apro una parentesi quadra. La fortuna dell'Ordine di Torino è stata di aver avuto sempre delle ottime impiegate. Chiudo la parentesi, ne apro una tonda. La fortuna dell'Ordine di Torino è stato di avere sempre dei sindacalisti e degli ordinisti di fama nazionale che hanno tirato e sono stati preminenti in tutta la sanità italiana. E qui continua la tradizione con il nostro presidente, perché alcuni di loro sono anche passati, hanno avuto incarichi politici di onorevoli e di senatori. Chiudo le due parentesi, tonda e quadra, e ritorno all'impiegata tremante che mi dice: «Ho commesso un errore». «Ma mi dica cos'è, per favore». Dice: «Ho ordinato 10 volte tanto la carta per l'ordine». Il che voleva dire da un quintale passare una tonnellata. Abbiamo riempito tutti gli armadi, tutti gli spazi dell'ordine. Un mese dopo la carta era raddoppiata di colpo. Abbiamo avuto un risparmio di decine di milioni per anno. Poi, cosa è successo? C'era la 626 e bisognava dare garanzia a tutti quelli che venivano all'ordine che non succedessero degli incidenti. E questo mi preoccupava moltissimo, perché
avevamo un centinaio di metri di vetrate, come sapete, e bisognava cambiarle e mettere i vetri di sicurezza, il che avrebbe comportato un esborso notevolissimo. Un giorno apro il giornale e scopro una pellicola applicabile che costava 2 soldi, e ho consultato un esperto e questo ha detto: va bene, abbiamo risolto con poche decine di migliaia il problema. Poi durante i consigli, adesso mica ci fai tutto il bilancio dell'ordine. No, sono arrivato alla fine. Durante i consigli dell'ordine circolava anche qualche aranciata e qualche Coca-Cola, tolte solo acqua minerale, anche, anche questo è stato un piccolo risparmio. Alla fine i consiglieri dell'ordine mi hanno tributato questo applauso e io, per dire la verità tutta, ho detto: ma vedete, mezz'ora prima del consiglio dell'ordine venivo a riempire le bottiglie vuote di acqua minerale al rubinetto, e qui c'è stato il controapplauso, questo sì meritato, non tutto, per tutto il resto. Grazie. Signora, signora, da quanti anni siete sposati? 60. Come ha fatto, signora? Lo sapevo che me lo dicevo. A sopportarlo, tanta di quella pazienza, ma tanta. Ma tanta, veramente. Tanti auguri e grazie. Grazie. Fammi una foto, le spiace. Giratevi in favore di casa. Sì. Allora. Signora, controlli le bottiglie d'acqua minerale a casa. Allora, professor Franco Capellaro. Eccolo, professore, buongiorno. Elsa. Allora, gestisci tu il professore, chiedigli qualcosa. Cosa posso chiedere? Questo lavoro c'è o non c'è in medicina? Certo che c'è, sicuramente. Che parte hai avuto? Ma ho fatto sempre soltanto, ho sempre soltanto seguito la medicina del lavoro. Sono stato al BIT, il Bureau Internazionale di Travail, sono stato in 2 commissioni internazionali e quello mi ha arricchito professionalmente, come tu sai. Adesso continuo ancora a fare il medico al Teatro Regio, dove ci incontravamo qualche volta io e te, come ben sai, e sono qui perché ma seguito la fortuna, non per mio merito, ecco. Dici poco, tanti auguri. Tanti auguri. Grazie. Grazie. Complimenti. Allora, salutiamo, ma non sono qui presenti, ma li citiamo perché non sono potuti venire: il professor Edoardo Carelli, la dottoressa Ocè. Ho avuto un ripensamento, no. La dottoressa Ida Carpignano. No, non sono io. L'età è quella, ma io la conoscevo con un nome diverso, non Ida, ma insomma. Allora, è il dottor Tullio Cavallero. Non sono potuti venire, li citiamo, li salutiamo e faremo per venire a domicilio la nostra medaglia. Professor Adalberto Cavalli, eccolo. Professor Cavalli, chi gli dà la medaglia? Il dottor D'Agostino? Perché? C'è un perché? Non c'è un perché. Trovalo tu. Trovo un perché.
Perché mio cognato si chiama Cavalli. Dico mio nome. E mi sembra che per assonanza per possa essere anche un dentista a dare. Ma, no, ma insomma, va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Mi sopporterà. Prego. Vuole dire qualcosa? No, niente, con piacere di vedervi e di ritornare. Fra quanto ci avete ricordato? 10? Potete anche anticipare un pochettino. Non ce la perdiamo. Grazie. Grazie, grazie dottor Cavalli, tanti auguri. Ciao, arrivederci. Prego, sì, sì, ci tengo. Grazie. Grazie. Professor Dario Cravero, eccolo qua. Datemi uno sgabello perché è sempre altissimo. Ciao. Tutto bene. Allora, uno pezzo l'altro lato. Allora, professor Dario Cravero. Sì, un tre perché io ho un perché qui. Poi me lo dici. Ce l'hai un perché? Tu hai un perché? Tu hai un perché? Facciamo una cosa, forse è meglio che te la do io. Non vorrei. Allora, sentiamo il primo perché della Margherita. Perché tu? Ma per... perché l'ho fatto nascere. Allora, il mio perché nasce da Courmayeur. 18 anni fa avevo mio figlio più piccolo che mi ha fatto fuori da messa un capriccio incredibile. A un certo punto gli ho dato uno scapaccione nel sedere, noi non ci conosciamo e non ci conoscevamo, lui si è girato e mi ha detto: io non avrei resistito tanto così. E io poi, incrociandolo con mio figlio in paese, ho detto: vedi, fossi stato per lui te lo prendevi prima. C'è un solo problema, che lui stava parlando del bambino, non di te. Ma cioè... poi c'è ancora lui. Per me il professor Dario Cravero è stato il primissimo incontro con la chirurgia e in particolare mi ricordo il primo giro visite fatto nel suo reparto in corsia, e lui naturalmente era la persona di riferimento, c'erano gli assistenti intorno e gli studenti che correvano e ascoltavano i suoi insegnamenti, e mi ricordo quando c'erano i pazienti operati, lui chiedeva prima cosa: da quanti giorni è stato operato? 7 giorni. E allora lei cosa diceva sui punti? Non mi ricordo. Diceva: togli, togli, togli. Quant'era? 6 giorni, togli, togli. Sgombriamo, devo far posto. Prego, a bianco adesso. Ah, vuoi che ti dica qualcosa? Niente, niente, niente. Meglio che non dica niente. Te l'ho scritto nelle mail. Sì, è vero. Io scritto di te, tu scritto di me, d'accordo? No, adesso di qualcosa tu. Io che dico praticamente che sono contento di essere arrivato. No, dico niente di particolare, che nella mia vita ho fatto tante cose, ho fatto anche il medico, va bene come anche te, anche il medico, però ho fatto tante altre cose, non so dire quella che ho preferito, senz'altro sono stato un medico fino ai 48 anni di servizio alle Molinette, quindi io sono tornato in questo. La politica che ho fatto come fa lui adesso per me è stata molto interessante, però era una politica in cui si lavorava. Io mi ricordo, sono l'autore dell'833, della riforma sanitaria, quindi sparatemi, d'accordo? Ogni modo, mi ricordo che tutti i vari partiti assieme ci si trovava, dall'MSI al Partito Comunista, si lavorava tra medici quasi tutti, al chiuso, si portava a casa qualcosa da tecnici. Non c'era nessuna lite, eravamo tutti quanti amici. Ora vedo com'è la situazione e vi posso dire una cosa tra parentesi: il dottor Borelli, d'accordo, che ha l'alloggio a fianco a me a Courmayeur, cos'è che aveva? Mi dice sempre: forse ho sbagliato, avevi ragione tu, d'accordo? Parlando della faccenda, perché la seconda e la terza repubblica sono molto, molto, molto peggio di qual era la prima, che almeno lavorava. Questo dice il dottor Borelli. Senatori, miei rispetti. Ciao. Ciao. Grazie, signor senatore. Ciao. Ciao. Io sono un senatore per caso. C'è la foto? Sono un senatore per caso. Dai, io. Tu sei per caso. Guarda, se guardi là, se vai dall'altra parte. Grazie. Grazie. Grazie Dario. Allora, il dottor Tommaso Del Rico. La consegna Ida. Nome Ida, la chiameremo Ida. Non c'è. La dottoressa Biancucci, eccolo.
Ecco il dottor Tommaso Derrico. Piacere, dottore, piacere. Si giri verso i colleghi. Perché gliela dai tu? Beh, perché il mio presidente CAO, dottor D'Agostino, mi ha detto dagliela tu. Sembra una grande motivazione. Io obbedisco. Brava, brava, è strano. Però. Allora, dottore, cosa faceva? Cosa fa? Magari lavora ancora. Io ho vinto un concorso come ispettore medico del lavoro nel lontano 58 e sono stato inviato a Torino, dove ho svolto la mia attività soprattutto di prevenzione in tutte le attività industriali e anche commerciali, come previsto dalla legge. Ho cercato di essere convincente e di evitare contravvenzioni, insomma ho cercato di fare più il medico che l'ispettore impositore delle leggi. Benissimo, grazie dottore, grazie. La dottoressa Biancucci le consegna la medaglia. E anche questo. E anche questo. Grazie a lei, dottore. Anche questo, facciamo la foto con Ida. Grazie. Qui hai, tu lancia solo Opa questo, si vede che è un dentista, si vede che è coperto. Luigi Dominici. Allora, il dottor Luigi Dominici. Eccolo. Perché ho lanciato l'Opa per Luigi? Allora, ce lo dici tu. Beh, innanzitutto è un carissimo collega, caro amico, ed è un collezionista di pipe come me. E quindi siamo compagni di pipe. Pensa che abitava nella stessa casa di via Caboto dell'Ordine. Era lì, abitava in casa, abita in via Caboto 35, abita tuttora lì. Quindi lo vedevo molto spesso. Gigi, è un piacere darti il riconoscimento dei tuoi 60 anni che di laurea. E tutti gli altri li stai portando molto bene ancora. Faccio quel che posso. Fai la foto, ci farò dai, girare. Dai, la foto. Grazie. Ci fai la foto? Grazie. La faccio fare prima dopo che faccio la foto. Aspetta, ce n'ho ancora una. Ok, grazie. Ciao Luigi. Dottoressa Franca Fubini, eccola, dottoressa, buongiorno, col nipotino. Dottoressa, piacere. Perché tu, Margherita? Perché siamo praticamente parenti, abbiamo un genero in comune, basta. Praticamente. Cosa vuol dire? Sai che faccio fatica. Cosa vuol dire un genero in comune? Perché il mio genero, il marito di mia figlia, è suo cugino. Ah! E quindi, e quindi. Tutto bene? Perfetto. Che cosa, che professione svolgeva? Quale attività? La pediatra della mutua, che mi ha mandato via, per anzianità. No, vabbè, ma lui non ci avrà mica 40 anni, eh. Quanti anni hai tu? 8. 8? Sì. 8, e cosa c'entra? Ma come pediatra. E come ti chiami? Guglielmo. Guglielmo, ho capito. Bene, quanti ne ha visti, quanti ne ha presi, diciamo così, quanti bambini ha assistito? 600, non giù di là. 600 all'anno? Certo. Dottoressa, mi dica una cosa, perché c'è un problema. Secondo lei fino a che età un bambino è pediatrico? Sino a 12 anni poi ti mandavano. Questa è la convenzione. È la convenzione. Ma secondo lei, dal punto di vista... Puoi andare avanti sino ai 12, 15. 15? 18? Direi, perché se no li mandiamo in missione all'estero col pediatra. Li mandiamo anche a 40. Va bene, allora... Grazie. Grazie. Vieni, vieni Guglielmo. Vieni Guglielmo.
La medaglia è caduta. Ah, ecco. Medaglia caduta. Grazie, aspetti che raccogliamo la medaglia. Bravo Guglielmo. Grazie dottoressa, grazie. Professor Piercarlo Gaido. Eccolo, buongiorno, benvenuto professore. Complimenti, venga, venga. Chi dà la medaglia? Vuol darlo Obelix. È un medico del lavoro. Hai capito? Falcetta, molto lieta. Questa creatura che vede qua è un medico del lavoro. È una creaturina, un bimbetto in fase di sviluppo. Allora, perché lo conosci tu che... Di nome, professore. Il mondo dei medici del lavoro è un mondo piccolino, fatto di mattacchioni, come si dice. E quindi ci si conosce un pochino tutti. Anche non è che ci tranquillizzate molto, questa storia di mattacchioni. Ma mattacchioni in senso positivo, nel senso che siamo... È vero? Sì, ma io più che il medico del lavoro ho poi fatto il laboratorio. Perché il professor Rubino, che io ricordo ancora con molto affetto e con una profonda stima, mi aveva affidato il laboratorio della medicina del lavoro. Ecco. Allora a questo punto trovai naturale passare all'ospedale come laboratorio. Ecco, avevo l'esperienza necessaria per fare questo lavoro nuovo. Ecco. Non è stata una variazione. Io già in medicina del lavoro facevo il laboratorio che Rubino mi aveva affidato. Perché a quel tempo il laboratorio del CTO era affidato alla medicina del lavoro. Ecco. Perfetto. Grazie dottore, grazie professore e tanti auguri fra 10 anni allora. Oh sì. Oh sì, mi raccomando, eh. Grazie. Grazie, grazie a tutti. La foto. Ci sto anch'io. Mi metto dietro, non si preoccupi. Grazie professore. Allora io qui non ho scritto nulla, non so se è presente in sala, non sappiamo se c'è, speriamo di sì, il dottor Gregorio Gandiglio. Non c'è, lo salutiamo. Allora, dottor Rosario Garbo, eccolo. Chi consegna la medaglia? La dottoressa Garione. Qui, dottor Garbo, come sta? Benissimo. Splendido. Lei, splendida forma. Davvero? Lei. Allora, vuoi dire qualcosa tu? Vuoi chiedere qualcosa tu, Ivana? Allora, io non la conosco, però questo è un ottimo inizio di conoscenza che spero che continui anche negli anni, che possiamo rivedervi anche in altre occasioni se volete organizzare un incontro fra di voi magari per i 65 anni, noi siamo disponibili ad organizzare il tutto. Anche 61. Anche 61, come volete. Come volete. E ovviamente siamo onorati di poterle consegnare questa medaglia, che è un riconoscimento, ancorché piccolo, del merito di una vita dedicata alla professione. In questo momento non abbiamo potuto, per ragioni di capienza, ospitare anche i giovani per il giuramento. Però io vorrei che lei rivolgesse alle giovani generazioni così che noi poi riporteremo, anche così una sua riflessione sul mondo dei giovani, dei nostri giovani medici, che sono in questo momento in una situazione anche di disagio. Io spero solo che la gioventù e i medici giovani possano continuare la professione nel miglior dei modi, perché è la professione più bella del mondo. Grazie. Grazie dottore. Facciamo la foto. Grazie. Grazie dottore, tanti auguri. Arrivederci.
Allora salutiamo, perché ci ha detto di non poter essere qui, la dottoressa Silvia Garlanda. Allora, abbiamo invece, e ritira il figlio, il dottor Francesco Ghigo. Il figlio, eccolo, c'è lui. Dobbiamo chiedere alla professoressa Margherita, perché chi viene? Perché qui avevamo, viene il figlio, forse in un primo momento non poteva venire. Mi sono liberato. Ah. Un'occasione del genere non si può perdere, ecco. Ne? Ho capito. Sì. Leggiamo lì, non leggiamo nulla sul. Non ci ha mandato il suo curriculum. Che lavoro, che attività professionale? Facevo il medico di base e il cardiologo. Dove faceva il medico di famiglia? A Pinerolo, e la cardiologia, anzi ne approfitto per ringraziare e salutare tutti i colleghi cardiologi del Mauriziano, e se posso fare un ricordo di un collega che è scomparso di recente, purtroppo, che è stato il nostro maestro, mio e di molti, Luciano Varetto. Bene, grazie. Consegna la dottoressa Biancucci la medaglia. Grazie. 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 Allora, non abbiamo notizie se è presente o meno, in ogni caso lo salutiamo. Il dottor Domenico Giordano. No, ecco, allora non aver notizie corrisponde. Dottor Franco Girardi. Consegna il dottor Della Valle. Ciao, piacere, buongiorno. C'è un perché particolare? No. Per la stima. Per la stima. Il medico di famiglia. Ha fatto? Il medico di famiglia, basta. Dove? Qua a Torino, tra le vecchi palazzi, le mansarde del centro storico. Il centro storico. Centro storico. Che anno ha cominciato? È incominciato un po' avanti, perché con i problemi che c'erano allora è incominciato verso il 61. 61. E ho finito al momento della com'era pensione. Com'era Torino nel 61? E insomma, ma era brava gente, diciamo. Brava gente. Dico la verità, il miglior complimento l'ho avuto da un'anziana signora, la quale mi ha detto, lei tu mi piaci. Scusi, però faccia capire una cosa, è anziana adesso o era anziana allora? Io ero giovane. È lei che era anziana allora, perché va bene. Tu mi piaci, perché non mi sa molto per un torinese. Mi sembri un dottore, mi sembri un figlio che mi aiuta e mi consola quando mi sento male. E questo le ha fatto piacere. È il miglior complimento che ho ricevuto. È vero, grazie. 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 Allora, chi abbiamo chiamato? Chi? Girardi? Allora, dottor Giuseppe Graziadei, consegna la medaglia alla dottoressa Leoncavallo. Graziadei, ecco. Anna Rita, c'è un motivo particolare? Allora ce lo spieghi? Ma i nostri papà si conoscevano e siamo amici anche noi figli della dottoressa, che è una illustre amministrativa del Sant'Anna. Mio fratello era grande amico di suo fratello, e quindi ci sono dei rapporti intrecciati e di lunga data. Ho capito. Che lavoro, che attività professionale svolgeva? Allora, io ho cominciato, mi sono laureato a Pavia e ho cominciato la mia vita professionale come ufficiale medico. Dopo circa 10 anni di servizio col grado di capitano mi sono licenziato e ho cominciato un'attività in parte pubblica con allora l'INAM e in parte privata, e poi ho continuato
quando come lì medico di famiglia? No, come odontoiatra, mi sono specializzato qui a Torino, cioè ho completato qui a Torino la specializzazione che avevo iniziato a Pavia e dal 63 sono qui a Torino e poi dopo pochi anni ho cominciato a fare odontoiatria insieme al fratello del signor Leon Cavalli. Al papà. È così. È giovanile suo papà, però. Sì. È così, la mia vita è andata liscia. Ho due bellissime ragazze come figlie, un ragazzo che lavora a Milano, sposato, ho già dei nipotini, e la mia vita scorre tranquilla. E noi le facciamo tanti auguri che continui così, come un grande fiume, va bene? Tanti auguri, dottore. Complimenti. Facciamo la foto. Facciamo la foto. Grazie. Grazie ancora. Allora, salutiamo il dottor Mario Guzzi Susini, che non può venire, ma anche lui fa parte di questa famiglia. Non abbiamo notizie, comunque salutiamo il dottor Peppino Manzone, non sappiamo. È qua, c'è? Viene forse figlio? Oh, il figlio, bene, siamo felici. Piacere, molto piacere. Ho scritto una mail, ma forse non è andato. Non so, forse perché è un po' di giorni che gli uffici stanno un po'. Allora, ci racconti qualcosa? Una carriera ospedaliera, diciamo, soltanto ospedaliera, prevalentemente ospedaliera. Ha fatto lo pneumologo al San Luigi. È ancora attivo, però una caduta 2 anni fa ha pregiudicato un po' la sua deambulazione, una frattura del bacino, quindi frattura importante vista l'età soprattutto. Ce lo saluta? Senz'altro. E gli dica che, come dire, vi vogliamo bene, va bene? Senz'altro. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Allora, professor Pasquale Martino, arriva. Ci dici il perché tu? C'è un perché? Ci sono tantissimi perché. Col professor Martino ci conosciamo da sempre, illustre clinico, di cui ho sempre apprezzato la chiarezza di pensiero, la capacità di decisione. L'unico difetto, perché un difetto ce l'ha anche il professor Martino, era, e credo ancora, la sua scrittura, perché faceva impazzire tutti in reparto, sia per quanto riguarda infermieri, tutti quelli che dovevano prendere i suoi, e anche come medico di famiglia. Era veramente un disastro per i farmacisti, perché non si usava il computer e lui aveva proprio quella che si dice la scrittura di un medico. È vero, professore, o no? Non, facevo onore alla mia professione. Non volevo smentire quello che dicevano tutti. Bene, vuole dire qualcosa ai colleghi? Niente, io ho fatto una mia vita professionale di 45 anni, sempre in corsia, e quindi ho avuto soddisfazioni moltissime, perché ero passato dal professor Bastai al professor Dogliotti, poi ero andato in ospedale col professor Vitelli e da lì ho seguito la carriera. Grazie, professor Martino. Grazie, ciao, arrivederci, tanti auguri. Continua così. Allora, abbiamo, credo, la moglie che ritira il nostro riconoscimento al dottor Angelo Monti. Eccola, signora. Benvenuta, signora, benvenuta. Mio marito, scusa, sono un
po' di influenza, ma prego, non ho potuto venire. Dica pure, signora, grazie. Dica ai colleghi. Niente, sono, mio marito si scusa, un po' di influenza, ma sta molto bene, contento e ringrazia. Grazie a lei, ce lo saluta e ci dia un abbraccio. Si potrebbe chiamare un medico eventualmente, se credo. Allora, grazie. Infatti stavo. Allora, non sappiamo, non abbiamo notizie, ma tra i premiati di oggi c'è il professor Francesco Morino. Non c'è nessuno in rappresentanza, lo salutiamo con tanto affetto, tanta vicinanza, e faremo in modo che riceva a domicilio il riconoscimento. Allora, dottoressa Maria Teresa Moschini, consegna la dottoressa Garione. Dottoressa, molto piacere. Grazie. Ivana, c'è un motivo? Beh, il motivo della stima per la persona. E poi a sottolineare che in questo momento ci siamo qua due donne, la femminilizzazione di lui, no. Mi sono messa davanti, a sottolineare la femminilizzazione della professione che è iniziata lentamente molti anni fa e attualmente noi tra i nostri iscritti abbiamo una netta prevalenza del genere femminile, sempre più sarà una professione occupata da questo genere e, no, e credo che visto il, diciamo, la tendenza quasi genetica delle donne al prendersi cura, questo potrebbe essere anche un vantaggio per l'umanizzazione della nostra professione. Puoi dirci qualcosa? Sì, volentieri. Lasciatemelo dire perché bisogna dirlo. Questa carissima dottoressa amica è anche stata un'ultra validissima sindacalista del SUMAI e devo dire che mi ha insegnato moltissimo, perché io da giovane sono entrato al SUMAI e lei mi ha preso per mano, è vero, me lo ricordo a Fiuggi, il mio primo congresso, e siamo rimasti affettuosissimamente amici. Sempre. Complimentissimi. Grazie. Grazie. Facciamo una foto a te. Comunque vorrei dire una cosa, vorrei dire che l'allievo ha superato di gran lunga la maestra, però quello della mia attività di sindacalista è stata una delle più belle e sono contenta di vedere che in famiglia ho una nuora che ha preso il testimone e che si batte sempre per le pari opportunità. E la nuora è qui con me ed è dalla dottoressa Vassallo. Quindi dedico anche a lei e alle mie nipoti questa medaglia, perché sono la giusta continuazione di tutta la mia vita. Prego. Grazie. Foto. Prego. Foto. Foto. Certo. Foto. Grazie. Grazie, dottoressa. Grazie, grazie. Arrivederci. Grazie. Allora. Agostino la consegna a papà. Abbiamo il dottor Nerotti. Dottor Pier Gaetano Nerotti. Eccolo. Stagli dietro l'ura, come veloce. Come sta, dottore? Bene, grazie. Grazie, bene. Per fortuna. Ecco, tutto sommato anche ci siamo svegliati presto, comunque va ancora bene. Siete grazie. Svegliati. Chi è che consegna la medaglia? Il figlio? Presidente. Ah sì? Ma questo non me l'aspettavo. C'è un motivo non per me cui consegni la medaglia a tuo padre? Visto che mio padre è qua, io sono qua, facciamo questa cosa, via. No, soprattutto una testimonianza. Un grande padre, per fortuna, mi ha insegnato a fare il medico, quindi come dentista ho trovato la strada ancora più facile, devo dire, a fare il medico come mi ha insegnato lui. Per fortuna, il rapporto con i pazienti soprattutto. Mi vende bene, grazie. Bene. Ecco babbo. Vuole dire qualcosa ai colleghi?
facciamo un'ipotesi. No, ma tutti... Che il professor Cravero sia... Ci conosciamo con Cravero. Un giovane diciottenne. Sì. Facciamo proprio un esempio, No, no, ma è vero. Digli per quali motivi va incoraggiato a fare, a studiare da medico. Perché secondo te oggi, lungo la tua vita e quello che tu vedi oggi, il ragazzo Cravero dovrebbe iscriversi a medicina? Dunque, il ragazzo Cravero oggi è stato già iscritto e se l'è cavata anche molto e se l'è cavata molto bene. Comunque, se cominciasse da zero, gli direi che è una carriera che deve prendere se la sente, perché non puoi pensare di fare il medico perché pensi di guadagnare bene o perché un certo prestigio, qualcosa di questo genere, non vale. Se si sente di fare le cose seriamente, di sentirsi preparato, di sentirsi alla sera in grado di guardarsi allo specchio e dire mi sono impegnato al massimo e ho fatto tutto quello che potevo nelle mie capacità, allora può fare il medico. Ce la fai, Dario? Va bene. Sì. Grazie, davvero, grazie. La foto. Aspetta, la foto. Guardi, vengo sempre che faccio schifo. Di grazie. Grazie, davvero, ciao, grazie. Ciao. Allora, dottor Enrico Pascal. Eccolo. Si avvicina... Il vicepresidente Giustetto, che avrà un motivo, immagino. Ho tanti motivi. Giro collo alla Garattini, venga di qua. Allora. Guido. Motivi personali, perché siamo amici da 40 anni forse, dagli anni 70. Non c'è dubbio. Sì. E poi abbiamo anche dei rapporti familiari stretti. E poi invece un motivo professionale, perché Enrico è stato uno dei piloti della psichiatria alternativa in Torino. Hai aperto il servizio di Settimo quando? Nel 71, quindi parliamo di una cosa di qualche anno fa. È stato uno dei primi servizi territoriali, è vero? Vuoi dirci qualcosa? Sì. Innanzitutto... voglio dire che probabilmente sono il decano degli psichiatri di Torino, con i miei 86 anni. Voglio dire una cosa però, mi è piaciuto molto il discorso della bellezza. Io ho avuto una carriera lunga, travagliata, sull'igiene mentale. Quando abbiamo attivato delle comunità terapeutiche, o con degli psicotici o con dei tossicodipendenti, abbiamo sempre sostenuto che la bellezza è terapeutica, è un grande fattore di terapia. Quindi questo ordine lo sia anche per noi, perché fa bene e è un piacere venire qui. Poi volevo esprimere un desiderio. Mi piacerebbe che in questa bella sede ogni tanto si incontrassimo i vecchi Matusa come me con i giovani medici. Parliamo della professione, delle difficoltà che ci sono, di quello che capita. Insomma, a me piacerebbe molto una cura di ringiovanimento con i colleghi per discutere in questa bella sede della nostra professione, della bellezza e della difficoltà che ha la nostra professione. Per dire della psichiatria, la psichiatria mi ha portato, e l'ho scritto anche nell'email che ho mandato, spesso degli scontri. Voi capite la legge Basaglia, per esempio, quello che ha portato alla legge 180, degli scontri a volte duri con i colleghi, che mi hanno fatto molto soffrire. È doloroso non trovare i colleghi che condividono certe linee dove la legge innova. Oggi in Italia, vale la pena di ricordarlo, i manicomi non esistono, sono stati chiusi. Siamo un paese senza manicomi e questo è un risultato che ovviamente è molto grande. Oggi i sofferenti psichici vanno negli ospedali di medicina generale.
quando la legge 180 nel 78 ha aperto questi repartini, ci sono state delle crisi di rigetto molto forti. Io ho passato dei momenti straordinariamente belli discutendo con i colleghi dell'ospedale di altre specialità, e io che ero rimasto confinato, emarginato con i miei malati nel manicomio, ritrovavo finalmente la gioia di discutere, di aprire degli orizzonti di discussione con specialisti di vario, e la discussione su come si può accettare il matto e non si deve respingere. Insomma, mi ricordi una lunga esistenza che è stata bella, e sono riconoscente all'ordine, e in questo momento non è per fare il sentimentalismo, ma mi viene in mente sia il mio bisnonno che il mio nonno medici, che passavano a volte mezze giornate per raggiungere l'ammalato in quel di Prali dopo 2 o 3 ore di cammino, e che mi hanno comunque lasciato questo amore per vedere l'ammalato anche fuori dell'ospedale. Si visita a casa, e si può anche fare 2 o 3 ore di viaggio col cavallo e sotto la neve pur di arrivare in quel posto lì. E sono delle testimonianze preziose che mi hanno molto aiutato, come potete capire. E quindi in questo modo mi sono permesso di rievocarli. Grazie. E vi ringrazio. Grazie. Bene, grazie allora. Grazie a voi. Grazie. Allora, credo siano presenti i figli. Dottor Luigi Perardi. Eccoli. Consegna la medaglia. Il dottor Della Valle? Perfetto. Piacere, molto piacere. Figli e nipoti. Ah, ecco. Perché qua... Benissimo. Allora, volete dirci qualcosa del papà? Sì. Ringraziamo l'ordine. Ringraziamo l'ordine dei medici per averci dato questa opportunità. Mio padre purtroppo non può essere presente per qualche problema di salute di troppo. Ringrazia l'ordine e saluta tutti i presenti. E con il cuore avrebbe voluto essere qua sicuramente. Grazie. Vuoi dire qualcosa del nonno? Nulla? Va bene. Grazie allora, grazie. Facciamo la foto? Così la consegnate. Grazie. Grazie. Allora, dottor Giorgio Rivara. Vuoi dire qualcosa tu? Gliela vuoi dare tu la medaglia? Dai. Gliela facciamo dare da lui, che dici? Certo. Vieni. E poi deciditi se iscriverti a medicina o no, dai. Allora, vuoi dirgli qualcosa tu a Rivara? Devo ringraziarlo per quando ha fatto il sovrintendente alle Molinette. È stato molto in gamba, con tante grane, tantissime, però sapeva riuscire, perché prima di lui c'era un grosso capo, il professor Fozze, venerato e tutto, da alcuni, non dagli altri. Lui è arrivato, ha cercato da collega a lavorare con i colleghi. Quindi tanto di cappello a Giorgio Rivara. Poi c'era assieme a tanti quegli anni là. D'accordo? Dico bene? Dici bene. Cioè, te. Allora prendi la medaglia. Però continua, con tanti auguri. Vuol dire qualcosa? Allora si chiamavano sovrintendenti sanitari.
non direttore. Beh, insomma, non era poi solo questo. Un po' vecchi, l'ho messo al bagno. È l'unico ufficio che aveva delle molinette, tutti gli altri andavano in corridoio, quindi era importante. Vuole dire qualcosa? Ma quello è stato il finale, perché avevo cominciato come chirurgo ostetrico prima in Israele, in Giordania, in Israele, poi sono poi rientrato in Italia, ho fatto il direttore sanitario e il sovrintendente. Quella è stata la finale. Bene, grazie. Grazie, grazie a lei, grazie a lei. Foto, foto. La foto. Grazie. Grazie, sovrintendente. Allora, spero davvero che ci sia, perché ho tanta voglia di vederlo, di rivederlo. Giovanni Rocco Viscontini, eccolo, ma non l'ho riconosciuto, ce l'avevo sotto il naso. Sarà il papionche e la barba. Non ne ho riconosciuti anch'io tanti di quelli che sono passati. Per fortuna il nome mi faceva ritrovare, no? Sì. Quanti cavalli, Tanferna, eccetera. Come va? Grande. Hai fatto una carriera. No, io non ho fatto nessuna carriera. Allora, Rocco Viscontini, grandissimo ortopedico, di una umanità incredibile. Io ero ragazzo, ero giovane, beh, insomma, nemmeno poi tanto, perché non è che ci sia tantissima differenza. Era una delle poche persone che riusciva a mettermi a mio agio, perché la realtà di un ospedale, almeno per noi giovani di allora, era una realtà molto complessa, molto difficile, e lui riusciva con una straordinaria semplicità che non era affatto esente da, come dire, anche grande competenza, perché allora il Mauriziano aveva una straordinaria tradizione, perché Cravero è stato anche presidente dell'Ordine Mauriziano. Allora gli studenti di medicina dal terzo anno facevano gli allievi interni o gli allievi esterni, avevano vitto, alloggio e una piccolissima paga, piccolissima, però c'era, vi assicuro, c'era. Ma la cosa più importante è che dal terzo, quarto, quinto anno di medicina, ti ricordi, facevamo le guardie, eravamo assegnati ai vari reparti, varie specialità, affiancavamo i chirurghi, gli ortopedici di guardia, e quando ci siamo laureati sapevamo quantomeno avvicinarci a una persona. Anche di più. Anche un po' di più. Ecco, questo è il modello formativo, questo è il vero modello formativo. Ecco perché l'ho conosciuto da giovane, anche lui, insomma, era più giovane, sono stato, poi non ho fatto l'ortopedico, allievo interno anche presso il reparto di ortopedia, e mi impressionava la chirurgia ortopedica. Di qualcosa tu. Hai detto del Mauriziano, della questa famiglia speciale. Ancora oggi effettivamente mi capita di andare al Mauriziano per un quarto, dopo 20 anni che manco, e di incontrare, faccio i conti, almeno 8-10 persone che mi abbracciano per i corridoi facendomi le feste. È forse una delle grosse soddisfazioni che mi sono rimaste, davvero, ti fa... Non c'è più nessuno dei vecchi, ma c'è infermieri, impiegati, medici che si ricordano di te, questo non è poco. Grazie. Consegna la medaglia. Vuoi dire qualcosa al collega? Beh, credo che abbia fatto un po' la pioniere anche dell'ortopedia, che grazie a loro è evoluta tantissimo, e per la stima la ringraziamo. Sì, sì, io ho visto l'ortopedia nascere, perché prima dell'ortopedia, cosa c'era? Con tutto il rispetto dei chirurghi, e qua, faceva. Sì, sì, no, ma lui non c'entra niente. Lui è cresciuto che c'era già l'ortopedia, ma prima.
è lì il fatto che i chirurghi facevano ortopedia, è lì. Quello che poteva. Si faceva quello che si poteva. A me aveva veramente impressionato tanto la chirurgia ortopedica, perché era ruspante, ragazzi, ruspante era. Comunque, va bene, grazie, facciamo la foto. Per forza, grazie. 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 Sono contento di averti rivisto. Anche per me. Allora, dottor Antonino Romeo, eccolo. Buongiorno dottore, benvenuto. Venga, venga. Consegna la medaglia alla dottoressa Leoncavallo. C'è un perché? Ora è il tuo turno. Vuoi trovarlo tu? Perché? Ma certo, io penso che tutti coloro che arrivano in ogni caso ai 60 anni di laurea abbiano insito nel tempo che hanno dedicato alla medicina e al lavoro il motivo di un premio. E penso che non siano necessarie altre parole, se non quelle del dottor Romeo, se ci vuole raccontare la sua storia professionale. Beh, la mia storia professionale è molto comune e quindi non va sottolineata particolarmente. Io ho fatto il medico di campagna per molti anni. E quindi va sottolineata, credo. E sono orgoglioso di aver fatto quella scelta. Non aggiungo altro, dico solo che voglio rivolgere un ringraziamento a coloro che sono riusciti a fornire all'ordine questa magnifica sede. Che il nostro presidente vi ha. Presidente. No. Ed un ringraziamento anche per la medaglia. Ricordo che io conserverò insieme agli altri ricordi più cari della mia vita. Grazie, grazie davvero, grazie. Grazie. Grazie dottore. Professor Gianluca Sannazzari, eccolo. La premia no. Ciao, come stai? Che piacere rivederti. Sei sempre uguale, come 10 anni fa. Complimenti. E Sannazzari è un pezzo di storia, eh? È un pezzo di storia della radioterapia, i passi da gigante. Senti, ma guardando ancora avanti, quanto spazio ha ancora la radioterapia nel trattamento delle malattie neoplastiche? Guardando avanti, i tuoi occhi sono acuti, eh? Ma guardando avanti, il discorso della radioterapia può essere accomunato anche con le altre terapie come la chemioterapia e altre terapie distruttive. Ormai sappiamo già quale sarà l'avvenire, la cura personalizzata, però ritengo che almeno per ancora 10-15 anni le terapie, diciamo, tradizionali possono avere ancora un posto importante, ma certamente saranno destinate ad essere totalmente soppiantate dalle terapie su base genetica, sicuramente. La strada è molto lunga, ma oggi la conosciamo, contrariamente a quanto avveniva 10 o 15 anni fa. Certamente la radioterapia, la chemioterapia avranno ancora delle indicazioni, però ovviamente io vedo molto lontano ancora, 10-15 anni, una sostituzione del tutto o in parte ai mezzi tradizionali. E voglio rivolgere un ricordo a tutti i miei pazienti, sono decine di migliaia nel corso di tanti anni, che sono stati i miei veri maestri, che mi hanno consentito di tenere il corso di laurea residente in medicina sulla scorta di quanto io imparavo da loro. Quindi è una cosa che mi fa molto piacere ricordare, i miei veri maestri. Poi i medici
che hanno frequentato e sostenuto l'esame ovviamente di radiologia nel corso di laurea, e riconosco che era un esame piuttosto duro, ecco perché allora c'era una grande attenzione. L'insegnamento doveva essere strutturato in modo da formare il medico di famiglia. E quindi le domande si svolgevano in questo modo: si prospettava il quadro clinico, cervicobiacalgia, e come la radiologia poteva venire incontro per risolvere la diagnosi. E certamente che questa era una certa difficoltà. Sarebbe stato molto più facile chiedere quali sono i segni dell'artrosi cervicale e così dicendo. Quindi rivolgo un saluto a questi medici, tantissimi miei allievi, e a tutti quei medici che accompagnavano i pazienti alla prima visita, oppure venivano a trovare i pazienti durante la degenza, che nella mia struttura c'era un grosso reparto di degenza, e c'era un colloquio, e quando si faceva la lettera fine trattamento, oppure venivano dimessi, si indirizzava al nome dottor tal dei tali con nome e cognome. Non si conosceva la parola continuità terapeutica, ma allora c'era. Prego, Ida, vieni. Allora, io mi sono un po' commossa quasi, perché il professore non se lo ricorda, perché ne avrà avuti migliaia. Una ventina di anni fa, mio padre dalle Marche arrivò a Torino con un cancro alla vescica devastante. Era il professor Fontana, ricoverato a San Luigi. E a un certo punto serviva con urgenza eventualmente di contattare il professor Sannazzaro. Allora, per me era un mito, no? Ho detto, figuriamoci se possiamo arrivare lì, no? Io ho accompagnato mio padre, forse il professor Fava aveva telefonato. Sono arrivata e ho trovato un uomo che non mi aspettavo, cioè ho trovato un medico che ha, ma non lo dico, guardate la verità, un medico che ha accolto con una semplicità, con una, era una cosa antica, no? Un modo antico che ho ritrovato adesso quando ha detto io ringrazio i pazienti. Poi mio padre abbandonò la terapia, non volle fare niente perché tanto non c'era niente da fare, pazienza. Ma lui si era messo subito a disposizione, come se fosse stato uno qualsiasi. L'ultimo dice, vabbè, siamo qui. E era il professor Sannazzaro. Quindi io, glielo voglio dire, adesso mi ha fatto riaffiorare un ricordo doloroso da una parte, ma con orgoglio sento di appartenere al mondo dei medici, meno male che ci sono, qui forse ce ne sono di più di quelli che hanno nel DNA questa, come si dice, l'aiuto, no? L'aiuto, il mettersi a disposizione. Speriamo che i giovani seguano gli esempi. Io credo molto nell'esempio degli anziani, per i giovani. Peccato che non ci siano oggi per motivi di capienza, no? Peccato. Grazie. No, dico, noi abbiamo avuto, il medico ha questo grande privilegio di curare la mente, lo spirito, l'anima attraverso la cura del corpo. Quando ci si trova di fronte a un paziente bisogna pensare che noi curiamo quello che non si vede, se non avrebbe nessun significato. E quindi questo è stato un dettame che mi ha sempre sostenuto in tutta la mia lunga carriera, fortunatamente per la salute, fortunatamente perché andai in cattedra all'età di 39 anni, quindi molto giovane, allora poi addirittura è una cosa eccezionale, ma per tutte situazioni fortunate, naturalmente, per coincidenze, insomma, sì, un po' di merito, ma insomma tante coincidenze. Quindi bene, questo di qualcosa. A testimonianza della chiarezza del professor Sannazzari e di tutta la sua attività nell'insegnamento, io vorrei ricordare che fino a pochi mesi fa il professor Sannazzari è stato ancora il presidente della commissione degli esami di Stato
per la medicina nella regione Piemonte, quindi la sua attività è ancora molto molto diciamo attuale. Grazie, grazie professore. Sono stati bei momenti che abbiamo passato insieme, molto belli. Grazie, grazie, auguri. Consegna e facciamo una foto insieme. Grazie. Grazie, tanti auguri. Allora, dottor Felice Spadaccini. Eccolo, dottore, buongiorno. Benvenuto fra di noi. Mica tanto adagio, eh. Consegna la dottoressa Anna Rita Leoncavallo. C'è un perché? Beh, è un noto cardiologo e sono amica e compagna di corso della figlia che ha seguito le orme del papà, che è presente, dov'è? Ed è anche la cardiologa. Bene, vuole dire qualcosa? Ma il mio primo paziente è stato un bambino di un anno, però non ho fatto il pediatra, ho sempre fatto il cardiologo, ho passato tutti i gradini della carriera da assistente aiuto e ho finito come primario CTO di cardiologia. Ho organizzato parecchi convegni, anche su base internazionale. L'ultima fatica organizzativa è stato un convegno sull'embolia polmonare, collaborazione con la dottoressa Margaria. No! Sì. E com'è possibile? Dov'è la Margaria? Margaria, ti sei distratta. Hanno detto che hanno organizzato un convegno sull'embolia polmonare con la professoressa Margaria. È vero o no? Bene. È stato il canto del gallo. Il canto del cigno. Ecco. Vabbè, poi vi mettete d'accordo dopo. Chiamiamo Pascal che abbiamo appena premiato. Va bene, allora niente, le facciamo gli auguri? Grazie. Possiamo farle gli auguri? Grazie. Aspetti, aspetti la foto. Grazie. Non so se è in sala. Professor Marco Tanferna. Ah, eccolo. Ciao, come stai? Posso abbracciarti? Grazie per l'onore che mi date di partecipare. Ecco, questo è un altro collega che mi ha accolto, ma non da giovane medico, da giovane studente, perché era nell'ospedale Mauriziano. Sì, è vero, io ero all'ospedale Mauriziano, tu sei venuto a fare il tirocinio lì da noi e anche prima forse ti ho insegnato a amare l'ostetricia e la ginecologia, poi hai fatto altro, ma almeno non odiarla, ecco, almeno per le notti che uno deve passare da sveglio, perché quello era il problema. Io ricordo di notte col suo camice alle 2, alle 3, alle 4, alle 5 del mattino, queste ombre bianche che correvano per quei corridoi. Eh sì. E io ho sempre dormito poco. Si sono rotte le acque, e poi le acque non si rompono, non si capisce perché sia nato questo modo di dire roba biblica, perché le acque non si possono rompere, ma comunque non si possono rompere, è biblico. Sì, sono sempre bei ricordi. Qualcosa a chi oggi teme a esercitare? Ma dunque, chi teme questa professione, certo. È una professione che bisogna fare con serietà e con una certa cultura, non con superficialità. E io credo che quello che oggi è stato un po' dimenticato sia la semiotica, perché la semiotica vuol dire guardare il paziente, vuol dire ascoltarlo, vuol dire visitarlo. Oggigiorno invece ho l'impressione che questo principio sia un pochino evanescente, e questo è un danno per la medicina. Bene. Cioè affidarsi soltanto così ai modi più pratici non va bene, solo
alle cose più pratiche, ma proprio anche visitare il paziente è molto importante per me. Grazie, grazie Marco, grazie. Consegna. Quanti bambini avete fatto nascere assieme? Qualcuno, eh? Auguri. Grazie. Fra 10 anni chi ci sarà? Abbiamo finito. I colleghi del consiglio possono venire qua un momentino? Qui. Allora, aspettiamo la creatura. Riccardo. Guido. Colleghi del consiglio qui. Come vedete ci siamo quasi tutti, qualcuno impegnato. Li ho fatti mettere di qua, di fronte a voi, per guardarvi nel viso e negli occhi, e consentite di fare noi una cosa a voi: applaudirvi.